sicuramente ne abbiamo bisogno, questo è ovvio, anche perché ti danno molta più. Quando vinci fuori casa è diverso rispetto a vincere in casa. E è una partita importantissima, secondo me, perché sia per la classifica, sia per noi stessi, per tutto. È una squadra che sta facendo molto bene, che un mese fa lottava, tra virgolette, per salvarsi, invece adesso può fare playoff, quindi saranno agguerriti. E sono molto fiducioso però che noi possiamo portarla a casa perché secondo me abbiamo proprio bisogno di questa vittoria e faremo di tutto per raggiungerla perché può essere una partita fondamentale per noi. Dopo abbiamo una partita in casa, un'altra fuori, e abbiamo bisogno di finire il campionato nella maniera giusta. No, credo che sia un finale di stagione che accomuna tutte le squadre. Cioè, oggi dire qual è la squadra di questo campionato che sta giocando senza obiettivi oggettivamente è molto difficile perché c'è chi deve evitare la retrocessione diretta, c'è chi deve, no, trovare il piazzamento per i play-out, c'è chi può ancora entrare nei play-off, c'è chi comunque ha bisogno almeno di una vittoria per salvarsi matematicamente indipendentemente dal fare i playoff o meno. Quindi diciamo, e poi ci sono qualcosa come 12 squadre invischiate in una lotta per le posizioni dei playoff. Quindi oggettivamente se uno scorre le partite che sono in programma in ognuna di queste 3 giornate, trova scontri diretti a non finire, e questo chiaramente rende interessante questo finale di stagione, ma nello stesso tempo lo rende complesso perché è chiaro che arrivare alle ultime 3 giornate e non avere in programma nessuna partita contro una squadra che ormai non ha niente da chiedere a quella partita implica una maggiore attenzione, una maggiore concentrazione in tutte queste prossime gare. Quindi è molto bello, però è anche molto difficile, molto impegnativo, molto dispendioso. Ma sicuramente è cambiata con l'infortunio di Bonessi, soprattutto per noi è cambiato in modo particolare perché l'infortunio di Bonessi è avvenuto qua. Quindi in quel momento loro, oltretutto in quella giornata, erano anche senza Righetti, quindi oggettivamente fu molto difficile per loro affrontare questa emergenza. Oggi è una squadra che ha preso Iannilli, è una squadra che ha preso Micevic, è una squadra che ha preso Giampaoli come cambio del playmaker, è una squadra che è profondamente cambiata, è una squadra che gioca stabilmente in quintetto con Righetti da numero 4, un giocatore di grandissima esperienza, di grandissima pericolosità perimetrale, per cui sono proprio cambiati gli equilibri tattici della gara. È una squadra molto esperta, prevalentemente una squadra molto esperta, una squadra che magari non fa dell'alto ritmo, della corsa frenetica, dell'aggressività esasperata alle proprie armi, però è una squadra che ha giocatori di grande qualità, che sanno interpretare le situazioni tattiche, che ti possono in qualsiasi momento mettere in difficoltà, possono inventare un canestro, possono fare una. Perché insomma, se mettiamo il tasso di esperienza di una squadra che ha Stanic, Deloce, Righetti, Malaventura, Isley, giusto per così, fare qualche nome qua e là, ecco, vuol dire che avremo bisogno noi questa volta, ecco, di avere intensità, aggressività e ritmo, perché al loro passo sono una delle squadre più forti come talento e come esperienza. Insomma, in trasferta credo che se non difendi fai molta fatica a vincere. E, come hai detto tu, in casa con Fiorentino magari non abbiamo giocato benissimo, però i possessi fondamentali abbiamo difeso bene. Dovremmo fare assolutamente così anche a Roma, perché è una squadra di grande talento, ha vinto a Treviglio l'ultima partita. Dovremmo cercare di metterla insomma un po' sull'aggressività. Perché sull'esperienza, come ha detto il coach, loro sono molto validi, hanno giocatori che sanno cosa fare anche quando la palla scotta, quindi dovremmo fare una partita molto solida e come dicevo prima abbiamo assolutamente bisogno di vincere una partita fuori casa e sono convinto che la squadra risponderà in una maniera positiva e spero veramente di portarla a casa perché mi ricordo quando l'ultima trasferta l'abbiamo vinta no, ad Agropoli.
Ma quando noi vincemmo la prima trasferta a Ferentino cambiò un po' le cose, nel senso ci siamo scrollati di dosso molte cose, quindi spero che sia una partita analoga, ma facciamo una partita molto solida e spero di ripeterla. Insomma.